saluto perché ci ha raggiunto in studio Giambattista Baccarini, presidente del FIAIP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. In collegamento dalla sede RAI di Milano, il nostro collega, caro amico di Mi Mandare 3, Alessandro Galimberti, del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno. Ultima, anzi penultima, ma non ultima, collegata da Palma, grazie a Ferdenzi, avvocato di Confconsumatori. Buongiorno, buongiorno a voi. E infine, in collegamento con noi da Cortina d'Ampezzo, Roberta Alverà, presidente degli albergatori di Cortina d'Ampezzo. Buongiorno, benvenuta a Mi Mandare 3. Buongiorno, grazie. Allora, fuga, fuga dalla città, voglia di vacanze, ma anche direi, dottor Baccarini, che si sta imponendo anche un modello diverso, perché sentiamo che non si prenota solamente per i mesi estivi, forse complice anche lo smart working, c'è chi cerca insomma soluzioni a ridosso del mare per continuare a lavorare in casa, avere la famiglia in vacanza e quanto. Quale tipologia di case sta andando per la maggiore? Voi che... Sì, la tipologia sono le case di ampie dimensioni, preferibilmente indipendenti, quindi come si è visto nel servizio anche ville, casali, preferibilmente con giardino e piscina a uso esclusivo in zone panoramiche collinari ma in prossimità del mare o dei laghi. Infatti questo tipo di richiesta sta avendo un aumento di prezzi, come abbiamo sentito, soprattutto appunto per queste caratteristiche, diciamo, dell'indipendenza, che danno una maggiore rassicurazione, come si diceva, proprio per, contro i rischi da contagio da Covid, quindi evitando assembramenti si ha la percezione, diciamo così, di vivere la vacanza in piena serenità. Certo che un villone a 15.000 euro per un mese, seppur il mese d'agosto, è tanto tantissimo. Di quanto stanno lievitando però i prezzi? Beh, i prezzi per certe tipologie, come dicevo, stanno aumentando, perché in linea generale possiamo dire che sono stabili, però ripeto, per alcune caratteristiche tipo l'indipendenza e avere queste caratteristiche come il giardino, la piscina uso esclusivo, addirittura arriviamo a un più 20% appunto per immobili con caratteristiche particolari. Una cosa l'abbiamo imparata però, quando si crea una grande, chiamiamola, bolla di mercato, i furbi sono sempre in agguato. A che cosa bisogna stare attenti all'atto della prenotazione per evitare magari che i soldi o non tornino indietro o spariscano a titolo definitivo? Gli agenti immobiliari professionisti, oltre al sito, hanno anche una sede fisica. Offrite delle garanzie maggiori in termini di anticipi, non anticipi, anche garanzie? Sì, da quest'anno ci sono delle formule. Sì, ci sono delle formule contrattuali, e le clausole Covid vengono chiamate, che attraverso adeguate coperture assicurative offrono la massima garanzia contro i rischi di perdere caparra, conti o addirittura l'intero importo versato, e questo appunto a tutela del cittadino. E quindi fate attenzione, speriamo di avervi dato insomma qualche consiglio per iniziare a pensare quantomeno alle vostre vacanze. Sicuramente torneremo su questo tema. Ringraziamo i nostri ospiti, l'avvocato Ferdenzi, grazie al dottor Baccarini.